Lo slogan ripetuto a gran voce per tutto il percorso cittadino ha richiamato ai valori della legalità. Lo hanno gridato quello slogan migliaia di alunni andriesi, protagonisti della Marcia della Legalità, appuntamento diventato tradizionale grazie al presidio cittadino di Libera. Quella conclusasi in Piazza Catuma è stata l'ottava edizione della Marcia, nell'anno in cui Libera ha celebrato il suo ventennale a Bologna il 21 marzo scorso con l'iniziativa nazionale alla presenza di Don Ciotti. Il richiamo alla legalità, a sconfiggere l'omertà, a battere la mafia, è stato rilanciato non solo negli interventi istituzionali, ma anche e soprattutto nei pensieri dei ragazzi, i veri protagonisti della marcia. Gli alunni delle scuole primarie hanno ricordato le vittime di mafia indossando una lanterna. Quelli delle scuole secondarie e superiori hanno gridato il loro no alle mafie attraverso messaggi e pensieri nei quali spesso sono stati ricordati i giudici Falcone e Bersellino, ma anche le tante vittime di mafia. Che, come sottolinea il presidente di Libera di Andria, Vito Lionetti, citando il giudice Antonino Caponnetto, teme più un'aula di scuola che non un'aula di giustizia. Una compartecipazione, che l'educazione alla legalità si fa incominciando dai banchi di scuola. Diceva Caponnetto che le mafie hanno più paura delle le aule delle scuole che delle aule dei tribunali. Una partecipazione così numerosa alle manifestazioni di Libera dimostrano come c'è una sensibilità nel recepire questi valori e questi principi, ma c'è anche un grande lavoro svolto dagli insegnanti, dalle scuole, dalle famiglie, dalle parrocchie, dalle diocesi, un lavoro congiunto che va nella direzione appunto di educare e formare i giovani a questi principi e valori.